in questo nuovo video. Sono Mr. Mario e siamo tornati qui su Minecraft. Eccola, la scuola di Mario Empire. Mr. Mario Empire. Comunque, questa è la seconda E. Come vedete, le classi sono più o meno tutte così. Questa è la prima E. Questo è il bagno delle donne. Poi ragazzi, andiamo dall'altra parte che è praticamente la parte speculare di questa qui, solo che nel bagno dei maschi al posto delle robe rosa ci sono le robe blu. Ecco. Ecco, andando avanti adesso possiamo andare al piano di sopra che è molto più bello, ragazzi, molto più bello il piano di sopra. C'è un bello spazio qui aperto. Qui c'è la biblioteca che è tutta così. Qui c'è la terza E. E poi c'è. No, cosa ho fatto? E poi ragazzi c'è la palestra che è praticamente una stanza dove ci si allena, più o meno. Comunque ragazzi, guardate con le shaders quanto è bello. L'albero che si muove. Volevo tornare nel Nether, ragazzi. Anche se vi ho detto proprio pochi episodi fa, forse lo scorso episodio, non mi ricordo neanche che episodio era. Lo scorso episodio, che avrei chiuso il Nether. Ci sarei. No! Sono scemo. Ho spaccato il portale, mamma mia quanto sono forte. Oh, finally, the portal is pronto to andare in the portal, to the portal, yes, portal, portal in the portal. The portal, port in the portal. Ecco qua la nostra colonietta. Che avevamo lasciato in sospeso. C'è anche il nostro amichetto, è stato bloccato. Ah, quanto ci godo. Allora, cosa? Ahia, mi sono fatto male. Cosa volevo fare in questa colonietta, ragazzi? Cosa ci volevo fare? Allora, prima di tutto questa cosa qui serve per non farli scappare. Allora, volevo fare tutto il pavimento con la lastra di mattoni di pietra. Quindi, ragazzi, let's go! Ragazzi, ho pensato al progetto, potrebbe essere una casettina tutta appiccicate in fila e fila e poi una piazzetta. Allora, io farei la prima casetta qui, sarà in pietra, cioè non in cobblestone perché non è molto bello. Così. Anzi, no, ragazzi, meglio, ancora di meglio, possiamo fare di meglio, lo facciamo col marmo, raga, col marmo, cioè, fighissimo. Da tanto di futuristico proprio. Saranno mini piccolissime cose come case, regà. Allora, non voglio pensare a chi vivrà in queste casette. Cioè, regà, morirà soffocato, tipo. Allora. Lo facciamo così. Ecco, molto bene, muy bueno, muy bueno, shish. Allora, io lascerei una vista sul cielo, che poi di cielo non è che c'è tanto, però. Allora, io lascerei qui tutto scoperto e metterei il vetro, che secondo me c'è una cosa carina, secondo me. Poi metterei, visto che hanno aggiunto il faro, metterei proprio il faro. Ecco, come vedete uscirebbe così. Aspettate che ho messo la modalità furtiva. Ecco, esce una roba del genere. Fa schifo, però vabbè. Allora, ora pensiamo all'illuminazione. Per il pavimento avevo pensato a una cosa molto molto bella, ragazzi, e molto anche carina. Devo smetterla di dire carina, lo sto dicendo troppo oggi. Allora, dobbiamo mettere la luminite sotto di due blocchi, quindi qui. Ecco, qui ci mettiamo la luminite, quindi vediamo
già quanto è illuminato rispetto a prima. E poi mettiamo questi qui. Il bug funziona, credo, per tutti i Minecraft, credo funzioni anche sul computer, spero. No, dovrebbe funzionare. Funziona, funziona. Allora, il problema è che non potete farlo qui, perché mi pare che la porta non può stare sopra poi. Proviamo a vedere, che non me lo ricordo. Io ci gioco da mesi che non ci gioco ormai. Io ci metterei questa di porta. Ce la mette? Ok, non lo sapevo. Raga, l'hanno aggiornato tantissimo, ve l'ho detto, infatti adesso è cambiato. Ecco, raga. Ecco, ora c'è l'illuminazione, mettiamo praticamente una crafting table, cioè rilasciamo uno spazio qua di uno, metterei letto. Sì, dai. Allora, il mio progetto è quello di fare letto, crafting, fornace e casse. Metterei le casse qui. Oddio! Mi sono spaventatissimo, regà. Madò, mi sono veramente. Me la sono fatta sotto. Mi ha proprio fatto spaventare tantissimo proprio. Cioè, non potete immaginare. Ma il letto mi sa. E questa è la casetta. Se sto qua magari se ne andasse via. Comunque mi ha fatto prendere un colpo, raga. Questa è la casetta. Ora devo solo duplicarla. Va bene, ragazzi. Ora abbiamo finito le case. Adesso andrei a fare, beh, la piazza, che sarà più o meno qui. Sarà di 6, ragazzi, quindi. Anzi no, ragazzi, sarà ampia così che non mi ricordo adesso qual è il numero, quindi vabbè. Quindi prende via, prende molto, raga, prende molto, molto, molto tanto, mamma mia, che italiano proprio. Allora, io andrei a farlo anche questo di mammo. Perché per fare le cose di mammo ce ne vuole. Sono scemo. Vabbè, ci siamo, ragazzi. Abbiamo quasi finito la nostra bellissima costruzione. Ci siamo, ragazzi, ci siamo.